Roberto Ferraro, tecnico dell'Unasel Pallavolo Cirignola. Dunque c'era bisogno, buonasera a te, c'era bisogno ovviamente di riscatto dopo l'esordio sfortunato perso 3-1 a Bitonto. 3-0 bello, ma evidentemente qualcosa da amalgamare la squadra. Sicuramente molto meglio rispetto alla prima giornata, chiaramente avevo già detto che la squadra aveva bisogno di lodare e abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. Bitonto era una squadra un po' più competitiva, a Frazzi abbiamo anche giocato bene, però purtroppo ci manca la continuità che è data solamente dalla quantità di gioco che è ancora assieme, che è ancora molto poco. In alcuni spazi avete fatto vedere davvero delle belle giocate, ma è evidente che qualche ora in più si è visto dalla battuta e anche in risposta agli avversari. Sì. Tutto il sistema va ancora rodato, va messo a punto, sia nella fase di ricezione, attacco, sia nella fase di battuta. Possiamo tanto migliorare perché abbiamo dell'ottima potenzialità sia per il gioco veloce al centro che per le bande. Adesso il prossimo fine settimana vi attende il derby a Lucera, un'altra partita davvero tosta, perché sappiamo benissimo che Lucera è una squadra esperta dove giocano volti noti della pallavolo foggiana, diciamo, e loro sono veterani, insomma, quindi si conoscono, giocano da tanto assieme, quindi sarà dura andare a fare punti a Lucera, ma noi come al solito ce la metteremo.